Per la salvezza bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti di campionato. All'Adriatico a far festa è stato l'Ascoli al termine di una gara combattutissima che i biancazzurri hanno giocato in 10 per un'ora a causa dell'espulsione di Coda. Successo meritato per i marchigiani che hanno approfittato della giornata negativa del Delfino, chiamato ora all'ultimo sforzo nella gara di venerdì prossimo al Penso di Venezia, dove con un punto la salvezza questa volta sarà davvero in cassaforte e matematica. Occorrerà ora recuperare morale e migliore condizione per chiudere bene una stagione comunque tribolata. Pilloni in campo conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva impattato a Novara. L'unica novità è il ritorno dall'inizio di Coda per lo squalificato per rotta. Fra i marchigiani in campo con un inatteso 5-3-2 al posto del difensore Padella c'è Pinto. In attacco con l'ex lancianese Monachello. Spazio a Clemenza. Tanti ex biancazzurri in panchina. Anche i due tecnici Cosmi e Pillon sono ex. Caldo e nuvole all'Adriatico dove dirige Aureliano Di Bologna. Bel colpo d'occhio sugli spalti con 10.000 presenze. Piena come bei tempi la Nord, colorata tutta di bianco-azzurro. In curva sud 1.500 tifosi marchigiani. Pronti via abruzzesi già pericolosi al quinto con Brugman che in area scarica sull'esterno della rete ospite. Gli ospiti con 5 giocatori davanti ad Agazzi cercano di chiudere tutti gli spazi ai bianco-azzurri che sin dall'avvio danno l'impressione di voler provare a fare la partita. Al quarto d'ora arriva la prima conclusione in porta dell'Ascoli con Clemenza che conclude però centralmente. Al secondo tentativo l'Ascoli trova il vantaggio con Clemenza, ancora lui che su punizione mette la sfera in aria dove Bianchi salta molto bene su Crescenzi mettendo di testa il pallone in rete alle spalle di Vincenzo Fiorillo. Doccia gelata per i tifosi di casa nel afoso pomeriggio di Via Pepe con il Pescara che accusa il colpo al 26esimo, entrata sconsiderata di Coda su Monachello, rosso diretto per l'esperto difensore pescarese, grossa ingenuità per l'ex difensore di Udinese Sandoro, mentre Pillone è così costretto a gettare nella mischia Fornasier per Capone. Partita inaspettatamente in salita per un Delfino autolesionista. Di contro i bianconeri, gli infrancati fanno tanto possesso palla tenendo i biancazzurri lontani dalla porta difesa da Agazzi. Gli ultimi minuti di primo tempo vedono la squadra di Pillon in spinta offensiva. Dopo 3 minuti di recupero finisce così il primo tempo con il vantaggio di misura Scolano. Nella ripresa l'Ascoli si ripresenta in campo con Rossetti per Monachello. Al secondo gridano al gol i tifosi del Pescara con Macine che va a colpire la traversa con un tiro violentissimo da quasi 30 metri. La risposta ospite arriva al settimo con un colpo di testa di Rossetti parato a terra da Fiorillo. L'inerzia della gara vede in campo la formazione bianca-azzurra più propositiva. Al 12esimo però, dopo una respinta corta di Fiorillo, Rossetti tutto solo davanti al portiere del Pescara manca nell'impatto con il pallone. Cosmi manda sul terreno di gioco Buzzegoli per Bianchi con il Pescara che continua a premere nonostante l'inferiorità numerica che quasi non si vede. Macina al 19esimo ci riprova su punizione ma Agazzi dice di no e respinge, e sul ribaltamento di fronte poi l'Ascoli ad arrivare per 2 volte ad un passo dal raddoppio con Fiorillo che dice no con i piedi al neoentrato Buzzegoli e poi si dispera così come i tanti tifosi ospiti presenti sugli spalti. La gara resta viva e apertissima. In campo fra i biancazzurri c'è poi Bunino per Pettinari con i padroni di casa che faticano a entrare nell'area bianconera e così bisogna provarci dalla distanza, così come accade al 29esimo con Brugman che mette a lato. L'occasione più ghiotta capita però ancora ai marchigiani al 31esimo con il palo pieno colpito da Baldini e con Fiorillo salvato dai legni della sua porta. Gli ultimi 10 minuti di partita con il Pescara sempre in 10 restano così in equilibrio con Baldini, ancora lui che al 41esimo va a colpire una clamorosa traversa con il portiere del Pescara abbattuto prima del salvataggio della difesa, e con Fiorillo che deve poi andare a salvare la sua porta anche al 43esimo. Finisce così con la festa bianconera in curva sud e con i biancazzurri già con la testa alla gara di venerdì sera a Venezia.